Buongiorno, bentornati o benvenuti se siete nuovi su questo canale. Allora, faccio una pausa, stavo vedendo una sorta di thriller che si chiama A Came By, è nuovo, è appena uscito su Netflix. Carino, decisamente carino, poi io adoro il protagonista maschile e antagonista, però così vi ho detto tutto e non vi ho detto niente, finché non lo vedete non capite. Faccio questa pausa perché volevo dirvi che ci sono due new entry. Una, in realtà sono tutte e due per la cascina, però una già utilizzabile da adesso, volendo ancora qua per i mesi che ci mancano prima di andare in cascina nella casa nuova. L'altra invece, vederla montata, insomma, adesso dovremo capire dove metterla e di farvela vedere, dobbiamo essere là in cascina. Allora, la prima adesso ve la faccio vedere subito, appena arrivata con Amazon e io sono molto 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 su di giri per questo acquisto perché in realtà non è niente di che, ma io l'ho sempre voluta. Adesso ve la faccio vedere. Ok, qua dentro. Ah, mannaggia, è al contrario. Vabbè, adesso la giro e ve la faccio vedere, però già si intuisce. Ho finalmente comprato il fornello elettrico a due piastre. Per poter cucinare anche fuori, io ho sempre voluto un fornello perché faccio l'esempio: devo friggere, io odio l'odore di fritto in casa, non friggo. Invece, con questo posso uscire fuori e posso cucinare tranquillamente fuori. Oppure devo fare le candele, oppure devo fare le marmellate. Magari fa più fresco fuori che dentro in casa, o non mi va di fare odori particolari. Questa è un'ottima soluzione. Quindi non vedo l'ora di provarla, innanzitutto qua a casa per vedere se funziona e poi credo che avrà un ottimo utilizzo in cascina. E in più, siccome ci è preso il pallino, io ce l'ho da sempre di pensare a un futuro come camperisti. È vero che il camper ha il fornello all'interno, però comunque questo può sempre essere molto comodo. Il secondo acquisto che invece abbiamo fatto in realtà non è un acquisto perché l'abbiamo preso completamente gratis ed è una casetta di quelle in alluminio molto grande da mettere nel terreno in cascina. Era di una persona che non se ne faceva più niente, non la voleva più, ci ha detto se ve la venite qua come si può dire, la smontate e ve la portate via voi, è completamente gratuita. Abbiamo visto più o meno qual è il valore di questa casetta, diciamo, si aggira intorno ai 700 euro. Il fatto di averla presa comunque in ottimo stato, gratis, se non per il fatto di aver chiesto a una ditta che conosciamo di fare il viaggio con il camion, che ovviamente abbiamo pagato, per il resto di sicuro abbiamo risparmiato quasi 600, no, 500 euro buoni tutti. E non vedo l'ora di essere in cascina per farvela vedere. Poi, altro super acquisto di una botta allucinante, questo libro. Questo libro è il Due Zai Du di Claudia Fugazza. Il Due Zai Du è un approccio, un training da fare con il proprio cane. Questo libro è uscito di produzione, in realtà, però, se si chiede alla casa editrice, che è questa, te lo fanno arrivare. Però io l'ho trovato su eBay a 1,90 euro. È stata veramente una botta pazzesca con dentro il suo CD e tutto quanto, quindi sono molto 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 contenta. Per quanto riguarda invece il libro che mi avete visto prendere, l'ho finito circa 2 giorni dopo, è Un'estate con la strega dell'Ovest, mi è piaciuto da morire. Io ho un video che avevo girato appena finito di leggerlo con gli occhi gonfi così perché avevo pianto tantissimo, il naso tutto rosso, però appunto mi sono trattenuta dal farvelo vedere perché non è che ero proprio un bello spettacolo, però veramente una piccola perla. La mia amica Silvia me l'ha detto quando ha visto che l'avevo acquistato, veramente veramente bello. E per quanto riguarda invece dal punto di vista di serie TV, film eccetera, io e Rafa insieme stiamo guardando una miniserie che si chiama Echoes, è thriller. Molto interessante, racconta la storia di queste due gemelle, Gina e Leni,
praticamente identiche, che vivono due vite molto diverse. Una vive a Los Angeles, una vive a Manzanaco, penso che si chiami, se non sbaglio. Però improvvisamente una delle due non risponde più alla sorella gemella per messaggi, per chiamate, quando prima loro si sentivano assiduamente. Questa gemella che invece rimane a cercarla inizia a spaventarsi, a preoccuparsi perché non la sente, finché poi riceve una telefonata dalla polizia e andrà appunto dove vive la sorella gemella, perché non si trova più. E non vi dico altro rispetto a questo, però se vi piacciono questo genere un po' di serie TV, un po' thriller, un po' così, ve la straconsiglio. Domani finalmente Raffa sarà a casa e farà a casa venerdì, sabato e domenica, quindi non concludo qui questo video, perché se faremo qualcosa di interessante magari vi porterò con noi. Runa e Artù sono qui belli tranquilli che vi salutano. Io la casa l'ho già pulita tutto, ho fatto le lavatrici, ho preparato già la cena, quindi sono a posto, torno a veder finire il film che per ora vi consiglio, I Can Buy, e basta, ci vediamo dopo. Buongiorno, buon pomeriggio, oggi è venerdì, Raffa era a casa e abbiamo deciso con molta calma di uscire fuori a mangiare a pranzo, e poi nel pomeriggio abbiamo fatto il giro di tutti i mercatini e di un altro negozio che noi chiamiamo il baffo, ma non so se si chiama davvero così, adesso mi viene il dubbio, e vi faccio vedere cosa abbiamo preso, in realtà pochissime cose. E prima vi faccio vedere cosa ho preso al mercatino, perché in realtà è un acquisto solo, e poi vi faccio vedere cosa abbiamo preso nell'altro negozio. Allora, al mercatino dell'usato ho preso questo libro che cercavo da un po', che volevo leggere, che è L'uomo che sussurrava i cavalli, l'ho pagato 1,50 euro, mentre nel negozio che vi dicevo abbiamo preso questa perché ci sembrava estremamente simpatica e carina, molto nostro stile per tagliare la pizza. Poi c'erano queste in offerta, io le avevo già provate e quindi mi sono piaciute, ne ho ripresa una. Poi vabbè, Rafa ha preso, ah no, questi due li abbiamo presi al Lidl, che ci siamo fermati a prendere l'acqua che bevono i miei genitori. E invece, sempre nel posto dove abbiamo preso sia questa che questa, io ho preso questa che è una tortiera sostanzialmente da 17 centimetri, perché ho detto spesso e volentieri faccio delle torte che magari sono un po' troppo grosse per due persone e magari le tiriamo nei giorni. Invece di questa misura qua, un paio di colazioni e la torta è finita, senza che cambi sapore, si secchi o altro. Mi sembrava molto carina, l'ho pagata 4 euro. È di coccio, ma sono quelle proprio tortiere adatte per andare anche nel forno, quindi non vedo l'ora di fare una torta. Poi mi piaceva molto la forma e quindi l'abbiamo presa. Io sono molto sfatta, ho i capelli bagnati perché ho fatto la doccia. Adesso quando Raffa si sveglierà, perché è andato un attimino a farsi un riposino, a starsene un po' tranquillo, decideremo bene cosa fare domani e se andremo da qualche parte e sarà carino dove andremo, sicuramente vi porteremo con noi. Adesso preparo qualcosa di buono da mangiare per cena, ma di leggero, perché comunque avendo mangiato fuori non voglio strafare, e poi penso che andremo avanti con la serie TV di cui vi ho parlato prima. Ci vediamo nel caso domani.
Ecco appunto, stavo per dire, Rafa mi ha portato a Silent Hill e gli ho appena detto, ma è il caso di continuare visto che non si vede niente? No, E lui mi ha detto, sì, ci sono dei cartellini gialli che si vedono. Si è appena girato indietro per dirmi che dovevamo andare dall'altra parte. Ragazzi, se non ci trovate più, le ultime nostre tracce sono al sentiero delle espressioni a Schignano. Quindi nel caso venite a trovarci lì, ok? Siamo arrivati all'agriturismo. Saluta. E oggi pensavo di non dovermi allenare. Sicuro, deve essere una passeggiata tranquilla. Sicuro. Mazza, che botta, oh. Sono fuori allenamento. Però che bello. Thank you.